L'ultima cena rappresenta il punto di arrivo di tutta la vita di Cristo. Non è soltanto anticipazione del suo sacrificio che si compirà sulla croce, ma anche sintesi di un'esistenza offerta per la salvezza dell'intera umanità. Così Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, nel giorno in cui in molti paesi, tra cui l'Italia, si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ai fedeli radunati in Piazza San Pietro, il Pontefice ha ricordato che quando ci nutriamo dell'Eucaristia, entriamo in comunione con Cristo che ci viene incontro negli avvenimenti quotidiani, nel povero che tende la mano, nel sofferente che implora aiuto, nel fratello che domanda la nostra disponibilità e aspetta la nostra accoglienza, nel bambino che non sa nulla di Gesù. L'Eucaristia, sorgente di amore per la vita della Chiesa, è scuola di carità e di solidarietà. Chi si nutre dal pane di Cristo non può restare indifferente dinanzi a quanti non hanno pane quotidiano. E oggi sappiamo è un problema sempre più grave. Dopo la preghiera mariana, Papa Bergoglio ha ricordato con affetto e gratitudine il viaggio apostolico compiuto a Sarajevo, simbolo nel recente passato delle distruzioni della guerra, ma anche emblema, alla luce dell'odierno processo di riconciliazione, che un cammino di convivenza pacifica tra popolazioni diverse è possibile. Pensando infine alla giornata mondiale contro il lavoro minorile, venerdì prossimo, il Pontefice ha chiesto a tutti di mobilitarsi per i diritti dell'infanzia, troppo spesso privata della libertà di giocare e di andare a scuola, per essere sfruttata come manodopera. Gerusalemme di Occidente.